Mark, tesoro. Hai proprio una bella cera oggi. Che cosa ci fai? Ho appena appreso la buona notizia che vieni dimesso dall'ospedale. Sì, non appena sarò in grado di uscire. Sarà bello riaverti di nuovo a casa. Sapessi per quanto tempo l'ho sognato, non ne hai idea. Paola, no, io... No, non voglio sentire proteste. La tua stanza è pronta, tutto è al suo posto. E quella casa ti appartiene? Non tornerò mai più a vivere con te in quella casa. L'argomento è chiuso. Oh, Mark, vedi tu, e tu ti sei preso cura di me per più di 20 anni e adesso io voglio ricambiarti. No. So che dovrai usare una sedia a rotelle per qualche tempo. Così ho fatto installare delle rampe speciali e ora farò mettere anche l'ascensore. Paola. In modo che dal piano 3 Paola. Tu potrai salire. Paola, piano... ascoltami! Non metterò mai più piedi in quella casa. Oh, Mark. Mark, non agitarti, può farti male. Non volevo farti arrabbiare, aspetta. Tieni, bevi questo tesoro, ti farà sentire meglio. Ti prego. Senti, voglio che tu sappia che non avrai nessun obbligo nei miei confronti. Clarissa sarà libera di venirti a trovare quando vorrà. Sempre che lo voglia ancora, Paola, naturalmente. Io... Caro, devi renderti conto che forse le cose potrebbero essere un po' diverse tra voi ora che Baxter è tornato. Anzi, io immagino che dovrai affrontare anche l'umiliazione di essere respinto da lei quando arriverà il momento. Credo sia meglio che tu te ne vada adesso. Non vorrai essere sopportato da lei come... Esci da questa stanza! Sì, sì, me ne vado, tesoro. Hai l'aria un po' stanca, ma... Mark, voglio che tu rifletta su ciò che ti ho detto. Voglio che ci pensi quando sarai un po' più calmo e sono certa che ti renderai conto che ho ragione. Non hai altro posto dove andare. Ti avevo detto di andartene o sbaglio? Va tutto bene, senatore. Sì, sto bene, ho solo avuto una piccola discussione, tutto qui. Ma la signora sta per andarsene, non è vero? Eh sì, sì, certo. Si trattava di una questione di famiglia. Mi dispiace, non mi ero resa conto che mio marito fosse così... così teso. Potrebbe dargli qualcosa per calmarlo? Certamente, signora Danny. Bene. Ma adesso dovrebbe andarsene. Certo. Il senatore non riesce più a dormire in queste ultime notti. Non lo voglio il sedativo. Oh, Mark, ma lei deve riposarsi. Prego, per favore. Venga, prenda questa. Farà un bel sonno lungo e profondo.